braccio all'uomo che l'altra notte a bordo di una Maserati ha guidato come se nulla fosse sulla rampa di Trinità dei Monti, la scalinata più bella del mondo. Peccato che il travertino, con 3 secoli di vita, non abbia retto al colpo e 3 gradini si siano sgretolati sotto l'impatto della potente automobile. A quel punto l'uomo, forse accorgendosi del disastro che aveva provocato, con una manovra spericolata è risalito sul viale e si è dato alla fuga. Sono state determinanti le immagini della sovrintendenza acquisite dagli inquirenti. Grazie a loro la polizia locale ha ricostruito la dinamica dell'assurdo incidente. L'uomo avrebbe preso la macchina a noleggio e accanto a lui vi era una donna. I volti dei due sono stati ben ripresi dalle telecamere e pare siano stati anche identificati. Toccherà a loro poi pagare i danni. Ma la città eterna non è nuova a questi atti di vandalismo. Qualche anno fa dei teppisti sempre di notte sfregiarono la statua dell'elefante di Piazza della Minerva, uno dei tesori del Bernini. Impossibile poi dimenticare quando uno sconosciuto gettò un secchio di colorante nella fontana di Trevi, sfregiando uno dei monumenti più celebri di Roma e del mondo. E tra i tanti oltraggi c'è anche la barcaccia di Piazza di Spagna, che venne danneggiata con un grosso cacciavite. Anche qui, grazie alle telecamere, i 4 balordi vennero arrestati, non prima però di aggredire i carabinieri.